Ciao a tutte, ben ritrovate. In questo video vi parlo del mio ricettario. Si tratta di un quadernone della marca Me and My Big Ideas. Allora, iniziamo subito dal fatto che io l'ho comprato dal sito Timbro Scrap Mania e mi è arrivato proprio così come lo vedete. Quindi ci sono sulla parte anteriore e sulla parte posteriore ci sono due mezzi fogli di presentazione. La cosa interessante è la parte posteriore dove in pratica vi dice già che cosa, come è fatto ricettare al suo interno e che cosa include, ovvero include lo spazio per 192 ricette, ci sono 10 liste della spesa ed è suddiviso in 8 categorie. La copertina vera e propria del ricettario in realtà è questa e il sistema è un sistema ad anelli. Vedete anche voi che si tratta di anelli di plastica rigida, azzurri, con questa decorazione a cuoricino abbastanza carina. Gli anelli sono però degli anelli completamente chiusi. Nonostante questo è possibile andare a estrarre o inserire dei fogli semplicemente facendo questa cosa. Ovvero, ve lo faccio vedere con la copertina, ma è possibile farlo con qualsiasi foglio presente all'interno del ricettario. Ovvero, basta sollevare la copertina, vedete che la copertina piano piano si stacca, e poi successivamente, nel momento in cui la voglio andare a reinserire all'interno del ricettario, basta semplicemente posizionare le estremità delle perforazioni sugli anelli e andare a esercitare una leggera pressione. In questo modo la copertina torna nella sua sede praticamente si può tranquillamente girare la pagina. Sul discorso perforazione vorrei fare un video a parte perché ovviamente finché si tratta di andare a togliere, a mettere dei fogli già perforati come quelli che ci sono all'interno del ricettario, il problema non sussiste. È nel momento in cui voglio andare a inserire dei fogli, chiamiamoli a nuovo, che ho un problema di perforazione perché i fori di questo ricettario, di questo sistema, sono dei fori a funghetto, quindi non so, fa forma di fungo, non sono dei fori tondi, quindi è necessario una perforatrice particolare, però ve ne voglio parlare in un video a parte perché voglio farvi anche dei confronti. Noi procediamo comunque con il discorso ricettario, adesso ve lo mostro. Allora, la copertina l'avete vista, apriamo il nostro ricettario e ci troviamo subito davanti le liste della spesa. Anche qui con il sistema è possibile andare a compilare la lista della spesa e a inserirla nella sezione che ci interessa. Abbiamo poi una pagina di presentazione nella quale si è possibile inserire il nostro nome e cognome e poi abbiamo tre facciate, una, due e una, tre, di termini di cucina. Ovviamente, essendo il ricettario inglese, sia i termini che le relative spiegazioni sono tutti in inglese. E finalmente arriviamo al primo divisorio. Allora, i divisori sono tutti in cartoncino spesso, con dei tab laterali plastificati. Quindi di plastificato in questo planner c'è la copertina davanti, la copertina retro e i tab delle varie sezioni. Ogni divisorio è caratterizzato da una frase di uno chef o comunque di un personaggio famoso inerente alla cucina. La prima sezione è la sezione Family Favorite, che vuol dire che sono i piatti preferiti della famiglia. Nella parte retro del mio divisorio ho invece una tabella di misure. Anche qui si parla di misure inglesi, infatti si parla per esempio di tazze. È una cosa che interessa relativamente, almeno a me interessa relativamente, perché comunque ho intenzione di fare comunque delle ricette italiane, quindi le unità di misura, di utilizzare unità di misura italiane. Finalmente ci troviamo davanti la prima scheda per la ricetta. Ogni sezione contiene 12 pagine fronte e retro. Adesso vi spiego bene come sono strutturate. C'è la possibilità di inserire il titolo della ricetta, gli ingredienti e la preparazione della ricetta, quindi tutti i vari passaggi. Sulla parte laterale invece troviamo la possibilità di indicare quante porzioni, quindi a quante co porzioni corrispondono utilizzando il quantitativo di ingredienti indicato in questa sezione, gli ingredienti principali.
La difficoltà, quindi qui possiamo andare a colorare i pallini da 1 a 5 a seconda della difficoltà della ricetta, il tempo di preparazione, il tempo di cottura, la temperatura, si intende la temperatura del forno. Le note, quindi sono tutte ricette al forno, tranne una sezione che adesso vi faccio vedere dove c'è un altro tipo di temperatura. Le note, quindi se vogliamo inserire note particolari, gli accompagnamenti, qui si possono inserire accompagnamenti di vini, ma anche accompagnamenti, che ne so, di salsine. E poi un giudizio finale da 1 a 5, 5 stelline è una ricetta buonissima, una stellina forse meglio che magari non la rifaccio. Andiamo avanti, la seconda sezione abbiamo i piatti principali, anche qui la citazione in questo caso vedete di Virginia Woolf e poi sulla parte retro invece molto carino come si apparecchia la tavola in maniera diciamo da tutti i giorni e invece in maniera formale magari per le grandi occasioni. La parte adesso incomincia, diciamo, comincerete a vedere le personalizzazioni che io ho fatto. Tornando sulla parte retro, voi vedete che loro suggeriscono di inserire per ogni ricetta una fotografia. Io ho fatto prima di, mi sono accorta che se avessi seguito le istruzioni qua dietro, in pratica questa fotografia sarebbe venuta come dimensioni più o meno come un bigliettino da visita. Adesso ne prendo uno, questo qui di Timbro Scrap Mania. Andando a inserire, giriamo pagina, andando a inserire una foto di queste dimensioni qua nello spazio della preparazione, innanzitutto mi accorgo che mi mangia dello spazio per poter scrivere e poi la foto risulta piccolissima. Per cui ho pensato di inserire dei fogli a parte con le fotografie delle ricette. Ovviamente sono fotografie di come è venuta fuori a me la ricetta, perché ovviamente nel discorso della personalizzazione non avrebbe avuto senso inserire delle foto prese da internet. Quindi io non ho fatto altro che prendere due fogli di blocco di carte colorato, inserire dei washi tape di decorazione, un ulteriore foglio per staccare come fantasia e la foto della mia ricetta. Essendo questa la prima ricetta, ho dovuto decorare la parte, diciamo, fronte, quindi la prima parte, con delle card. Vedrete poi, adesso ve le faccio vedere, ma forse magari forse meglio che ve le faccio vedere subito, invece nelle ricette, diciamo, in mezzo, noi ci ritroveremo sulla sinistra la ricetta. La fotografia, girando pagina, ci troviamo la seconda fotografia e la ricetta a destra. Allora, abbiamo detto che questa è la sezione piatti principali. Andiamo avanti, vedete, io ho fatto per esempio cotechino e lenticchie, tanto per. Poi abbiamo la sezione delle lunghe cotture ed è qui che voglio farvi vedere, anche qui nella parte retro invece non abbiamo più nulla, abbiamo solo un foglio colorato nella parte retro del divisorio, anche qui ho decorato, qui abbiamo, qui mi manca da inserire la foto, però la mia attenzione volevo farvi vedere questo, mentre in tutte le altre fogli per le ricette è presente una temperatura inerente il forno, qui abbiamo una temperatura inerente la cottura a fornello, quindi abbiamo una pentola dove è possibile andare a colorare se si tratta di una cottura a fuoco alto o a fuoco basso. Andiamo avanti, faccio vedere, vi ripeto, poi sono tutte uguali le pagine. Il divisorio sul diciamo i piatti di divertimento, io in questo caso ho messo qui dietro un foglio colorato. In questo caso, per esempio, ho messo l'impasto per la pizza perché per me è un piatto diciamo di divertimento, chiamiamolo così, di intrattenimento. Poi c'è la sezione piatti salutari, che ovviamente nel mio caso è vuota, perché io non mangio cose salutari, no, non è vero, perché in questo momento non l'ho ancora decorata, non l'ho ancora riempita. Abbiamo la sezione facile e veloce, con sempre il suo divisorio a pois, sempre qui le personalizzazioni, in questo caso per esempio facile e veloce ho messo una torta salata, vedete anche voi che ho messo tutte queste gialle decorazioni, washi tape, carta colorata, poi io vorrei inserire anche degli adesivi, rendono la pagina già molto più allegra. Poi abbiamo la sezione dessert, che è caratterizzata da questa citazione. Dietro c'è una piccola foglio, c'è un foglio colorato con una citazione di Julia Child. E qui comincia appunto tutte le mie ricette, quelle che vi ho fatto vedere prima, con per esempio questa,
Vedete, ho decorato così, oppure abbiamo anche la torta di albumi e cioccolato, nella parte retro abbiamo per esempio la torta zebrata. Anche questo fa molto decorazione. Ultima sezione, qua abbiamo i cioccolatini di marzapane con ripieno di marzapane e noci ricoperti di cioccolato e qui abbiamo la panna cotta. Ultima sezione, la sezione varie. In questo caso possiamo inserire al suo interno tutte le ricette, diciamo, che non appartengono alle altre sezioni. E anche qui abbiamo i nostri 12 fogli, quindi 24 ricette da poter inserire. Retro copertina e la parte finale. Dunque, il 365 Happy Planner dedicato alle ricette si chiude qua a questo video. Vi rimando al prossimo video nel quale appunto vi faccio vedere un discorso di perforazione, perché per inserire questi fogli che ho inserito a nuovo ho dovuto utilizzare un metodo particolare, ho dovuto utilizzare un attrezzo particolare di cui ve ne parlo però nel prossimo video. Io spero che il video vi sia piaciuto e niente, mi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!